Francesco Galtieri. Dopo Francesco Galtieri, Paolo Breccia. Buongiorno a tutti, grazie Presidente e cari compagni e cari compagni. Sono uno dei nuovi iscritti, con nessuna storia politica, che ha votato radicale quando ha potuto, cosa che non mi è capitato purtroppo molto spesso, salvo alle elezioni europee, alle prime elezioni europee a cui ho votato nella metà degli anni 90, perché vengo da una provincia del sud Italia dove anche la parte, diciamo, degli accordi di coalizione e di integrazione dei candidati radicali non ha mai portato all'opportunità di votarne uno. Nella mia vita ho fatto tre scelte radicali. La prima, a 25 anni, di trasferirmi in Africa, in Burkina Faso, tra l'altro, per diversi anni, perché in quel momento lì l'Italia stava piuttosto bene e ho sentito in qualche modo come responsabilità di cittadino di dare un contributo a chi ne avesse più bisogno. La seconda è stata quella di occuparmi di paesi in crisi, perché ritenevo che quello fosse il momento più critico per ricostruire un senso di cittadinanza, quando un patto tra le persone si è rotto ed è forse il momento in cui tutti sono pronti a rimettersi un po' in discussione, a rimettere in discussione i propri interessi rispetto agli interessi della comunità. La terza scelta radicale è stata quella di iscrivermi ai Radicali Italiani. E per farlo, oltre chiaramente a essermi impegnato anche nella cofondazione di un'associazione radicale tematica, ho dovuto dimettermi da un lavoro di 15 anni sicuro e ho deciso dopo 18 anni di tornare in Italia, perché mi sono reso conto che il paese che avevo lasciato e che stava meglio dei paesi in cui mi ero trasferito per lavorare forse non sta più bene come stava 18 anni fa. Ora, unendomi a questa famiglia, mi aspettavo il benvenuto che ho ricevuto, i sorrisi, l'energia delle missioni impossibili, qualche eccesso di fumo, anche con l'innovazione delle sigarette elettroniche, e allo stesso tempo il calore umano che ho trovato qui. E devo dire che sono davvero contento di tutto questo e che mi unisco al coro del calore verso le volontarie e i volontari che hanno portato al successo le recenti campagne. Vorrei davvero dirvi che siete ispirazione in azione e nei fatti, e che siete la prova più importante per me che ho fatto la scelta giusta. Voglio dirvi però con altrettanta franchezza e serenità che ieri mi sono sentito, in questi due giorni mi sono sentito un po' a disagio quando ho assistito ad alcuni attacchi alle persone invece che attacchi alle idee, perché quelli lasciano sempre delle cicatrici, secondo me, che non ci aiutano necessariamente a crescere. Qualche insinuazione di disegno di agende nascoste, complotti, quelli pensavo si facessero in altri movimenti in realtà, però capisco ogni tanto la passione. Quindi vorrei continuare a sentirmi in mezzo a un'umanità che fa bene al nostro interno, e non mi aspettavo di trovare posizioni tattiche. Cioè, a volte in un gruppo che si parla apertamente, a un certo punto ho trovato un po' troppa tattica, no? Che è il contrario delle posizioni radicali. Tuttavia ho fiducia che il percorso che sta emergendo dalla mozione di oggi, per individuare forme e strumenti di coordinamento nell'ottica di una crescita continua del movimento, va nella direzione forse del superamento della voglia di difendere la cosa a cui si tiene di più, no? Perché siamo una comunità e quindi tutti dovrebbero spostare il proprio peso sulle cose a cui gli elementi della comunità tengono. Dopo aver firmato la proposta di mozione di questa mattina, trovo sia stata trovata una sintesi proficua sulle questioni di merito, che pone le basi per un altro anno di lavoro intenso, quindi non vorrei attardarmi sulle riflessioni che ho fatto fino a prima di leggere la mozione. Solo un paio di idee brevemente. La prima è su un progetto europeo transnazionale o paneuropeo. Vorrei richiamare la nostra attenzione a assicurarci che questo non sia una coalizione di illuminati, perché parlandoci tra persone che già ci credono possiamo avere l'impressione che sia qualcosa di quasi acquisito e che sia solamente che richieda solamente uno sforzo di scalabilità. Invece probabilmente è una questione più profonda,
E dobbiamo fare attenzione a chiedere, credo, alle persone di rinunciare alla propria identità, che oggi è molto nazionale, prima di offrire un'identità altrettanto forte, perché quell'identità europea che all'inizio era basata sul bisogno di pace e le necessità di ricostruzione dopo la guerra, eccetera, oggi purtroppo è un po' sfumata, soprattutto tra le nuove generazioni. E quindi la voglia di ridare sostanza alla cittadinanza, di cui abbiamo parlato in questi giorni, con i diritti, le opportunità, il rilancio delle iniziative europee, le iniziative dei cittadini europee, sarà estremamente importante. Io spero che faccia davvero parte dei contenuti e del disegno che daremo anche alla proposta di partecipazione europea alle prossime elezioni e oltre. Francesco, però... scusami un attimo, compagni, c'è un vociare fastidiosissimo, allora chi non è interessato, almeno desse la possibilità a chi interviene di poter parlare senza essere disturbato, grazie. Grazie ragazzi. A questo elemento di dare contenuto alla cittadinanza vorrei aggiungere l'importanza del territorio, perché diciamo che tutti noi sappiamo che le nostre radici e il posto dove molti di noi si sentono più sicuri ed aggrappati è il territorio da cui veniamo. Per cui sicuramente c'è un'importanza del rilancio delle iniziative di identità europea in rete con altri soggetti in altri paesi, però prendiamo il tempo di parlare di queste cose anche a Tolmezzo, a Matera, da dove io vengo, a Scilla o in altri posti. L'altro giorno un ragazzo che è un attivista radicale che non è potuto venire mi ha scritto: sarebbe bello avere una convenzione europeista a Taranto con gli operai dell'Ilva. Prossimo punto è relativo all'offerta politica distintiva, no? Che è una cosa di cui abbiamo sentito parlare. Io guardo i tassi di astensione che negli ultimi 12 anni sono cresciuti dal 18 al quasi 30%. E questo mi dice che ci sono tante persone che hanno evidentemente escluso il voto utile dalla propria scelta elettorale, e tra la dignità delle proprie idee e dei propri valori e un compromesso del voto utile o di paura o di protesta, ha scelto la dignità della solitudine. Perché quello che sarebbe stato non un compromesso politico sarebbe diventato un compromesso con se stessi, e quindi credo che tutti i soggetti politici che si sono accodati per ragioni di voto utile recentemente siano scomparsi. Io vengo da 6 anni in Germania, dove i liberali a un certo punto, per aggregarsi, allinearsi al voto utile, sono scomparsi. Ed scusami, è stata necessaria. Compagni, davvero, cioè io da qui ho difficoltà, vi ringrazio. E quindi è stato necessario per i liberali tedeschi rilanciare il proprio progetto, anche prendendosi un momento di pausa profonda. Per cui, ecco, attenzione a dare per scontato che tutti abbiano la sensibilità della dicotomia tra il bene e il male e tutto il resto. Bisogna comunque essere distintivi e non solo proporre sostanza nell'agenda che si vuole influenzare, ma anche creare empatia e fiducia nelle persone che questa fiducia l'hanno persa. Il 30% degli elettori sono tanti, non sono pochi. Infine volevo fare semplicemente un accenno all'elemento dell'abbassamento della quota, avendo di recente, come vi dicevo, cofondato con Alessandro ed altri un'associazione tematica radicale. 200 euro sono tanti, sono tanti per persone che vogliono impegnarsi anche su più fronti, e credo che non sia molto grazioso a volte giudicare le scelte delle persone che non danno priorità o che non danno priorità abbastanza. Allora, da un lato è chiaro che non si vuole andare a fare la raccolta dei cugini, degli zii e delle nonne a 10 euro. Però ragazzi, anche 100 euro per tante persone sono tante, anche perché non sono gli 80 centesimi al giorno. Sono 100 euro, 200 euro in un momento determinato del mese di una persona, magari di uno studente. Quindi credo sia importante. Quindi... ecco, ci inviterei a non confondere l'orgoglio dell'appartenenza con la superiorità delle nostre scelte. Concludo da nuovo compagno di viaggio di questa famiglia, che come ho detto mi piace e in cui credo, con il seguente pensiero. Io credo che il passato vada conosciuto e rispettato. Credo che il presente vada gestito con generosità e rispetto reciproci e con responsabilità. Ma quello che incombe su di noi è la responsabilità del futuro, non il nostro che già abbiamo trovato una casa, ma delle decine di migliaia di persone che appoggiano le nostre battaglie, molti dei quali sperano di vederci impegnati con un'offerta chiara,
in particolare quel 28% di astenuti che non sa da chi farsi rappresentare. Anche se non hanno ancora avuto la forza, il coraggio o la fiducia in se stessi per unirsi a noi o non possono ancora permetterselo, io credo che noi con generosità dovremmo condividere parte della nostra forza, convinzione ed impegno per rimanere, come lo siamo sempre stati, io l'ho scoperto in questi mesi, un'umanità che fa bene all'Italia e all'Europa. Grazie. Grazie Francesco.